delle voci, io non è che adesso mi stanno venendo le illuminazioni. Se... Ah, sì, no, senti come ti sei. Allora... Sì, sì, accomodati pure, Beppe, bentornato. Io non ti racconto niente però del disco. No, no, lo so, ma io voglio mettere proprio Beppe di fianco a Danilo, perché insomma una certa differenza generazionale c'è. Danilo, perché secondo te la musica dei Nomadi ha questo successo e continua a prescindere dalle generazioni e dai tempi? Ma guarda, sicuramente il motivo principale è che le cose che si sono dette 30 anni fa sono ancora valide adesso, se sono cose buone, i valori buoni allora sono, continuano ad essere validi adesso, quindi lo stacco generazionale qui veramente non esiste, qui ci sono, c'è più di una generazione in questo gruppo, però ci ritroviamo ad essere uomini e donne con le stesse idee e la stessa voglia di andare avanti, di imparare, di suonare, di confrontarci e soprattutto di cercare di dire delle cose buone, delle cose sensate, senza però, qui ci teniamo sempre a specificarlo, voler lanciare nessun tipo di messaggio, visto che non ci sentiamo in grado, non vogliamo fare i profeti e anzi abbiamo bisogno che siano i nostri amici a insegnare a noi molte cose, quindi non, questo no, il motivo è solo quello. Poi non lo so, dal punto di vista musicale forse perché c'è questo rapporto totalizzante con gli amici che vengono a sentirci, non a caso è rarissimo che li chiamiamo fans, se proprio lo facciamo è perché c'è scappata la parola, ma in realtà sono veramente amici e chi è venuto ai nostri concerti lo sa, ci sono c'è un interscambio continuo di battute, ci sono addirittura dei biglietti che salgono, che vengono buttati sul palco, magari richieste di canzoni. Ne parliamo dopo dei fan che voi chiamate amici, delle generazioni, di tutto, perché adesso proprio gli amici vostri premono per seguire Il Vento del Nord, il video dei Nomadi. Lascia che mi sieda in silenzio al tuo fianco e comanda le mie labbra un nome. Se gocce di rugiada ti cadono dagli occhi, comanda le mie labbra un nome. Le stelle stanno lontano chissà dove. Le stelle vanno lontano chissà dove. E solitaria lungo il tuo cammino io ti cercherò. Tra le meccaniche del mondo, i templi di Bombay ti troverò. Se tu lo vuoi, ti dico dove tu sei. Se tu lo vuoi, ti rivelo il segreto del cammino, suono degli dei. Il loto nasce nel sole. Soffia il vento del nord, quando da lassù,
vento del nord. Amici di Radio Italia, sul palco dei Nomadi ci sono varie generazioni che suonano insieme, ma anche sotto ad ascoltare ci sono dai bambini, i genitori, i nonni, la zia, il fratello, il cugino. Io mi ricordo i vostri concerti, ne ho visti più di uno, tutti questi biglietti, messaggi, ogni tanto ho visto dei cartelli con scritto: Beppe, mi sono sposato, Beppe, è nata mia figlia. Sì. Cicco, mi sono separato, ma adesso ti dicono tutto. È colpa sua. Era colpa tua. No, non ho detto che era colpa tua, ma no, è vero. È così. C'è un rapporto incredibile, veramente. Diciamo che quasi tutti ci raccontano con dei piccoli messaggi sul palco la loro storia delle volte. Questo è molto bello, anche perché vogliono farci partecipi della loro vita. Quando ci dicono, non so, mi sono sposato, ma quando dicono mi sono sposato sottintendono con le nostre canzoni, oppure ho incontrato una ragazza al vostro concerto e adesso siamo fidanzati, viviamo insieme. Questa è una cosa che è bellissima, insomma. Poi, come hai detto tu stesso, arrivano poi dopo un po' di anni con i loro bambini, ce li portano sul palco, noi facciamo una canzone, si chiama Crescerai, in cui invitiamo i bambini che sono presenti a cantarli insieme a noi. Quindi è tutto un... non è un concerto quello dei Nomadi, diciamo che è una festa. È una festa. Se fossimo a Radio Londra diremmo un happening. Un happening, ok. Invece così è una festa musicale, una festa tra musicale, amici. Certo. A proposito di amici, chi di voi ha scelto i Litfiba con la canzone Sotto il Vulcano per fare Radio Italia su Video Music? Tutti insieme. No, tutti insieme. Tutti insieme, in coro? Tutti in coro. Sicuramente. Sì. Perché, ti dirò di più, Sotto il Vulcano è stata dedicata ad Augusto, è da Piero Pelù, Ghigo e gli amici, così, per cui poi abbiamo un rapporto abbastanza di amicizia, ecco. Come vedi, scegliamo tutti degli amici, e mi sembra anche giusto. Beh, no? Anche bello, no? Avete detto proprio giorni fa che l'amicizia è uno dei valori fondamentali, esatto, per i Nomadi. Ben per cui poi è un contraccambiare quello che loro dicono di noi. Bene, eccoli qua, Litfiba, Sotto il Vulcano, scelto dai Nomadi per fare Radio Italia su Video Music.